Calidù, 73% di possesso palla, ben 94% di passaggi completati. Avete non solo vinto, ma dominato questa partita. Sì, lo sapevamo che era una partita difficile, dovevamo prendere il possesso il più presto possibile, l'abbiamo fatto bene. E dopo, quando troviamo un gol così presto, ancora più facile, dobbiamo solo tenere dietro le ripartenze. Penso che abbiamo fatto bene oggi, era molto importante prima di andare in nazionale. Forse la differenza in questo inizio di stagione rispetto alla scorsa è che siete capaci di leggere meglio la partita, di gestirla. Sembrate in alcuni momenti quasi non sprecare energie. Sì, sappiamo, dobbiamo leggere meglio le partite. È una cosa di grande squadra che ci mancava l'anno scorso. Oggi lo facciamo un po' meglio, ma dobbiamo continuare così perché è molto importante e ci aiuta molto nel gestire la partita. Oggi penso che l'abbiamo fatto molto bene, è una partita referenza su quello punto di vista. Calidù, settima vittoria consecutiva, ma vi aspettavate di partire così forti in campionato? Prendiamo partita dopo partita, sapevamo che era molto, il campionato è molto lungo, quindi più prendiamo punti più presto possibile meglio è, e lo facciamo bene per il momento, dobbiamo continuare così prendendo partita dopo partita. Calidù, dicevamo, sette partite di fila, la Juventus 6. Qualcuno dice che il campionato è un po' troppo allargato a 20 squadre, forse meglio 18. Voi che ci giocate con alcune squadre, avete la sensazione che ci sia questo divario fra voi, la Juventus, la Roma e le altre più piccole? Penso che non devo giudicare questo. Sensazione? Per noi siamo bene a 20. Per me giocare 38 partite a stagione mi fa molto piacere, giocare di meno sarebbe un po' un peccato, penso. E tutte le squadre che sono in Serie A oggi lo meritano, quindi penso che dobbiamo rimanere così. Grazie.